Ciao, oggi è Attimi, eh, un nuovo brano degli Jugi. Eh, volevo raccontarvi un po' la storia di questo pezzo visto che sono un po' di mesi che ci lavoriamo su, e, ed è un po' il risultato di, un, di una collaborazione che desideriamo da tempo sia con Marco Rigamonti che con Alessio Bertallot. Volevo spiegarvi un po' anche tecnicamente, un po' alcune cose sul brano alcune idee alcune mh, risoluzioni di arrangiamento e un po di dettagli vari allora prima di tutto eh, uno dei motori di questo brano in realtà è proprio un aspetto timbrico cioè questo suono che è un preset eh, di native strumenti di guitar rig che avevo usato per un arrangiamento eh, di qualche brano fatto qua in studio in questi mesi che mi aveva molto colpito e c'è un suono con un riverbero lunghissimo che mi ricorda molto eh, un chitarrista a cui ero molto affezionato che era Riccardo Zappa eh, che avevo visto più volte quando ero piccolo al grillo parlante e che aveva questi riverberi giganti che creavano una sorta di pad derivati dal suono di chitarra infatti sentite che mi basta fare una nota che il suono va avanti per e quindi praticamente appunto volevo così nell'ambito dell'attimo eh, diciamo del, del, dell creativo volevo un secondo eh, creare qualcosa di, che, che in qualche modo potesse essere collegato a degli spazi aperti e che fosse, potesse essere di supporto a una descrizione di un momento di riflessione quando non so, ad esempio mi ricordo quando sono stato in Irlanda tanti anni fa e c'erano questi, questi campi aperti, questo verde particolarmente intenso, il cielo che era così azzurro e così particolare. E quindi questo tipo di suono mi ricordava un po' quell'atmosfera. E quindi c'è questa pace che è questi, derivata da questo accordo da e da questo effetto, no? che incrina un attimo la, la serenità del momento e si risolve su un'altra cosa serena che però va su un accordo ulteriormente tensivo che questo accordo maggiore settima con la bemolle sesta che risolve su se stesso Diciamo che in questo caso la tensione è ancora maggiore, no? Ma ovviamente quest'idea nasce con un'ottica estremamente cinematografica, nel senso che l'obiettivo era proprio di descrivere un, un attimo una riflessione. Siccome da tanto tempo che stavano cercando con Marco, che ha fatto Marco Rigamonti che ha fatto qua. Eh, con, con noi un po' di lavori, e, tra cui il suo disco precedente Rumori, oppure Abbracci Nucleari, che era stato un altro disco molto bello suo. Che a me era molto piaciuto e quando ho sentito un po' l'idea che stava venendo, ho avuto subito in mente, guarda magari questa cosa qui a Marco potrebbe piacere perché rientrava un po' anche nelle sue corde e gliel'ho spedita. A lui è piaciuta molto e abbiamo cominciato a scambiarci un po' di appunti, un po' di, eh, di idee, un po' di cose. Successivamente eh, anche con Alessio Bertallotta, abbiamo, era da tempo che stavamo cercando qualche Um, occasione di collaborare, poi abbiamo parlato molto molto in questi anni. Su, sul, su quello che sta succedendo, su, su le situazioni, anche diciamo, socialmente che si sviluppano o che si sono sviluppate negli ultimi diciamo dieci anni, e, e niente, io ho, ho sfruttato un po' l'occasione proponendogli, diciamo, di in, intervenire all'interno di questo brano, perché questo momento, descritto musicalmente da, dal, da questo spunto musicale, poteva sposarsi molto bene con un po' di alcune riflessioni che abbiamo fatto in questo periodo. Quindi gli ho detto, guarda Alessio, perché non pensi a una frase che possiamo in qualche modo inserire, ci possiamo giocare eh, all'interno del brano che può dare ulteriormente senso a questa cosa. Appunto che è Ubi Solitudine Facunt Pace Appellant che ha colto in modo molto preciso lo spirito, insomma, di, questo, di questa idea di questo spunto musicale. E quindi abbiamo appunto inserito eh, questa frase nella, nella parte finale del brano, nell'ultima sezione, perché poi il brano, in qualche modo, si sviluppa un po' come una suite. Adesso quello che vedete voi che, che si sente una, è un brano di 9 minuti ma nel, nel suo percorso creativo era diventato un brano di 23 minuti. Infatti due degli spunti che ci sono all'interno, che c'erano all'interno di, di Attimi, poi dopo sono stati presi, spostati e diventeranno a Dio piacendo due brani del, del prossimo disco degli Ujig che sarà eh, su quale stiamo lavorando e sul quale speriamo. Ci si possa pensare di ipotizzare di fare una session di registrazione nel 2024 e pubblicarlo nel 2024, ulteriormente adesso è stato di spunto eh, e di ispirazione per un ulteriore arrangiamento perché Marco, nella, in particolare nella prima parte, aveva inserito nell'arrangiamento delle, delle, diciamo, delle parti rumoristiche di pioggia e di, di suoni, diciamo, ambientali che andavano a costruire una ritmica. Eh, che tra l'altro fa parte anche un po' di una collaborazione questo tipo di approccio tra Marco e Alessio perché eh, Alessio aveva, avendo lavorato con Marco nell'ambito della sonorizzazione del, eh, del mercato centrale qua a Milano, erano andati a campionare un po' i rumori della città, allora in questo senso, mentre stavamo tra l'altro parlando con un nostro caro amico che è Daniele Di Termini qua in studio, parlando proprio di queste idee, di questa cosa, lui ci aveva detto: eh, ma Guardate che. Eh, sia Berio che Cage hanno fatto negli anni 60 praticamente lo stesso lavoro, infatti siamo andati a vedere questo eh, lungometraggio fatto dalla RAI, eh, lo studio di fonologia della RAI qua di Milano, tra le altre cose che è un altro luogo da esplorare, diciamo su cui comunque fare qualche ricerca. Perché è un posto veramente particolare, è stato un posto molto particolare. E, e allora, praticamente, abbiamo ascoltato un po' questi pezzi, abbiamo visto questo mh, cortometraggio sui rumori di Milano presi da Berio e poi, dopo, siamo andati a sentire anche il Fontana Mix di Cage e che praticamente quando Cage, quando era ospite qua a Milano si è andato in giro a campionare i suoni della città e ha fatto una composizione, chiaramente composizione in senso eh, lato del termine di musica concreta eh, quando abbiamo sentito questo brano eravamo anche con Edo appunto di là eh, che stava facendo, stavamo lavorando su, sul pezzo e ha stupito molto questo, questa spinta propulsiva di Cage che faceva delle cose che, di cui si può sentire un po' Afex Twin con eh, un anticipo di 30 anni e allora abbiamo eh, deciso di inserire eh, come elemento di arrangiamento delle parti di John Cage all'interno della ritmica quindi eh, nella prima parte del brano dove sentite cioè in realtà sono dei, dei sample tagliati del, del Fontana Mix inseriti all'interno della ritmica elettronica che già era stata eh, diciamo sviluppata e quindi edo ha fatto un solo molto bello diciamo free senza nessun tipo di armonia che tra l'altro in, in un primo momento è stato raggiunto anche con dei suoni eh, sotto particolarmente eh, dissonanti quindi c'è il suo solo free sopra con eh, sia abbiamo sotto il prophet che il Moog, eh, sì, abbiamo messo delle chitarre che andavano in feedback in Larsen, facevano un po' di casini sotto, molto piano, ma che facevano un po' da, da accompagnamento al suo solo, e poi dopo invece abbiamo ottenuto una versione un pochettino più soft con anche il contrabbasso di Cesare che ha, è stato bravissimo. Che ha suonato sopra eh, Edoardo ed ha ed trovato diciamo, una chiave di lettura per suonare e fare una sorta di interplay free sopra il solo di Edo. Il brano, si, in, per come è sviluppato adesso, ha delle sezioni in cui c'è te, questo tema principale che si alterna a diverse sezioni. E, e a quel punto, praticamente, introduciamo appunto la frase di Alessio, un po' mascherata. Poi abbiamo utilizzato in questa versione eh, il, il loop di un nostro brano di Odota, suonato da Constantin, strecciato un po', diciamo elaborato elettronicamente. E ho fatto un solo sopra improvvisato. E alla fine alla fine di questo solo con la voce di alessio che eh, va e viene e a quel punto praticamente nella parte finale eh, compare sul tema principale compare la frase finalmente e abbiamo ripetuto la chiamano pace quindi pace mappellan per dare ulteriormente questo senso che eh, diciamo di importanza sia della pace sia di evidenziare ulteriormente l'annichilimento non, non, non è una pace vera ma è la creazione del nulla e, e successivamente praticamente a questo c'è una reazione diciamo anche qui in cui abbiamo utilizzato dei suoni particolarmente acidi per creare questo contrasto con anche questa chiusura che in qualche modo eh, appunto ricorda i fuochi d'artificio eh, con i tre, i tre botti diciamo finali eh, che probabilmente da un punto di vista forse inconscio si collega con, eh, anche col film Viper eh, Vittoria. Perché eh, anche lì, diciamo, poi dopo eh, la, fine, la fine del film si chiude con questi fuochi d'artificio e in qualche modo, questi, questi tre colpi finali! Eh, sono un po'. Il, diciamo, un collegamento con, anche cinematograficamente insomma con questo tipo di eh, diciamo di immagini ecco. niente, io spero che il brano ovviamente piaccia il video è un po' lungo però questi giorni con Giacomo ci siamo detti magari di fare un video di presentazione di spiegazione del brano e magari se c'è occasione chiederemo se Alessio e Marco vogliono una volta venire qua a farlo chiacchiere sul, sull'argomento Ciao a tutti!